Cari amici, il video che stiamo per fare riteniamo che sia abbastanza significativo. Vedete, noi partiamo da questa bella fotografia con un sottotitolo, La vita in rosa, che ci ricorda La Via Rose, una canzone eccezionale della bella vita di circa 50 anni, 60 anni fa, cantata da una grandissima cantante, Edith Piaf, che aveva fatto veramente la vita in nero. Quando alla fine fu scoperta, era già conciata piuttosto male, perché fin da bambina diciamo pure che aveva fatto sì o no la vita in grigio. Questi qui invece la loro vita l'hanno sempre fatta in rosa. Uno poi dicono che sia un nero, non si capisce bene qual è il suo colore. Dell'altro il colore vero non lo sappiamo. In realtà si tratta di un personaggio ampiamente ambiguo e quando noi diciamo fatevi un'altra risata, mi pare che sia l'unica vera considerazione che possiamo fare su questa gente. Questa fotografia è quanto mai interessante, perché ci rappresenta esattamente la contiguità di potere che c'è tra una tipologia di potere religioso, che è quello della Chiesa Cattolica di Occidente, e il potere reale, che è oggi nelle mani del negro, dicono del negro, credo che il negro conti ben poco. Però serve come immagine. Anche nell'impero romano ci sono stati degli imperatori che dicono africani. In realtà facevano solo interesse dell'impero, anzi, non c'è peggior adeguamento di quello che apparentemente viene da ambienti diversi. Perché per essere nominato ai vertici di una certa situazione di carattere politico o geopolitico, bisogna per forza essere un fanatico di quel particolare potere. Non è sufficiente l'immagine personale e le cosiddette aspirazioni. Adesso ci dicono che Obama, soprannominato Banana perché la parola banana è più significativa, si stia battendo per togliere le armi ai cittadini americani. Noi sappiamo che i cittadini americani non accetteranno mai questa regola, perché sanno che riducendo la loro capacità di gestire le armi in proprio, riducono enormemente la loro possibilità di difendersi nei confronti di un invadentissimo potere sopranazionale, intendendo per nazionale i vari stati costituenti gli Stati Uniti d'America. Se oggi non esistono, a meno che per i negri, perché i negri hanno, la polizia a man bassa possibilità di uccidere negri, tanto non gli fanno niente, se oggi il cittadino medio americano, soprattutto quello dei paesi del centro-ovest, ha la sicurezza di non avere fastidi da parte del potere confederale, e basta vedere i vari film dove si vede perfettamente che certi agenti più o meno segreti della polizia federale, confederale, chiamala come vuoi, stanno molto attenti perché un colpo di fucile potrebbe finire la loro invadenza. Ecco, se esiste ancora questa possibilità di vita autonoma e indipendente negli abitanti degli Stati Uniti, beh, questo è dovuto al fatto che la loro esigenza di indipendenza e di libertà viene a coincidere con l'esigenza dell'Associazione delle Fabbriche delle Piccole Armi, che non è l'ultima come potenza. E questo vogliamo ricordarlo perché l'associazione dei produttori delle piccole armi, che fino a poco tempo fa aveva come presidente un notissimo attore ebreo, adesso non sappiamo chi
chi lo abbia sostituito, mi pare che questo attore sia morto, notissimo attore, ricchissimo attore. Beh, questa industria non mollerà certo perché non deve cedere nei confronti dell'industria pesante. Intendiamo dire che l'industria pesante di guerra è vero che ha in mano tutte le leve del potere statunitense, ma è altrettanto vero che deve fare i conti anche con quell'altra industria, che è una sua filiazione, intendiamoci bene. Allora, la prima cosa che dovevamo dire è questa. Continuiamo facendo vedere alcuni testi a cui noi faremo riferimento. Questo è un testo molto importante, eccolo qui, Ricostruire l'umanità della religione, l'autore quest'altro, per avere un riferimento molto chiaro, Freud, Leonardo da Vinci, La psicoanalisi selvaggia. Questo è un libro che è passato assolutamente inosservato, Uno scudo blu, Società Italiana di Protezione dei Beni Culturali, di cui leggeremo un paio di pagine molto interessanti, scritte da un noto professore di scienze politiche, morto in maniera molto strana, e ultimo alcuni riferimenti presi da questo testo fondamentale della rivista Saturnia Regna. Il degrado della concezione della felicità nel tempo fino ad oggi e le sue conseguenze nell'uomo e nella società. Iulius Evola e l'alterazione della ricerca regolare nell'iniziazione, problemi, pericoli e danni. In conclusione, vogliamo far vedere due riviste molto importanti di cui consigliamo la lettura. E sono queste. Questo è Nexus, l'ultimo numero di Nexus, Coscienza quantica, quantistica e vite parallele, La terapia del letto inclinato, perché l'autismo è un disturbo prevalentemente maschile, Ingegneria genetica, scienza distorta, verità stravolta, Controllo mentale, armi biologiche e l'impero degli zombie. Questo si riferisce a MK Ultra, eccolo qua, MK Ultra, armi biologiche e l'impero degli zombie, importantissimo. Sandaland, una possibile Atlantide in Indonesia. E poi, importantissimo, questo numero della rivista Cervello e Mente, della rivista Le Scienze, pensare controcorrente, non lasciarsi influenzare da emozioni e pregiudizi è il segreto del libero pensiero, che si può conquistare alienando il cervello. Neuroscienze. Le macabre origini della psicochirurgia. Quindi anche da questo punto di vista si incomincia un po' a orientare in maniera alternativa, in maniera differente. Qui le notizie sono queste sono riviste importantissime. Noi abbiamo condotto una battaglia ultra, ma ultra decennale, ho l'impressione che oggi certi concetti siano riusciti a superare il muro di che cosa? Il muro del suono, perché è la stessa cosa. Quando un aereo supera il muro del suono, supera un muro che fino poco tempo prima avevano detto che non era superabile. Ecco qua un'immagine alla quale mi voglio riferire. Questa è la vera immagine, vedi? È la vera immagine del politeismo. Eccola qui.
Questa immagine è un'immagine che rappresenta la persistenza nella cultura italiana di concezioni politeistiche. Quindi è inutile che questi raccontino che esiste solo il Dio degli ebrei, tale Yahweh o altri nomi consimili. Siamo in una situazione che si spiega in maniera perfetta perché la cultura, che è soprattutto cultura visiva, e in Italia la cultura visiva è stata l'elemento fondamentale, si esprime a tutt'oggi ancora con questa visione complessiva dove le varie divinità sono rappresentate in una condizione di sostanziale uguaglianza, che ne dicano i preti che pretendono di attribuire a Gesù Cristo uno status di Deo o Dio o divinità superiore a quella degli dei dell'antichità classica, il che non è vero, perché nella nostra cultura, nel nostro pensiero, queste sono le divinità e queste resteranno sempre. Se mai qualcuno voglia pensare che esista una visione della divinità cristica che possa essere sganciata da questa visione, beh, gli facciamo capire che non è il caso, perché questa situazione non è così. Ok, adesso, cari amici, sperando che io sia visibile, voglio leggervi alcuni punti essenziali. E una delle prime cose che vi voglio leggere è proprio questa, dal libro Uno scudo blu per la salvaguardia del patrimonio mondiale. Si tratta di un convegno organizzato dalla Società Italiana per la Protezione dei Beni Culturali. L'intervento che voglio leggere è un intervento di Paolo Ungari, il quale, poverino, è morto. Non si sa bene come, perché l'hanno trovato in fondo alla tromba di un ascensore. Ora, calcolando che in fondo alla tromba di un ascensore ci si arriva soltanto se, salendo su un ascensore, la piattaforma dell'ascensore si apre, uno cade sotto, non si capisce come mai quest'uomo sia stato un paio di giorni nella tromba dell'ascensore, nessuno se ne sia accorto e alla fine sia stato trovato, non si sa bene in quali condizioni. Però se noi leggiamo quello che ha detto Paolo Ungari, che è stato un grande professore di scienze politiche, ci rendiamo conto che dobbiamo annoverare Paolo Ungari tra quelle persone la cui morte è certa, ma le cui cause sono assolutamente incerte. Tra l'altro ci risulta che Paolo Ungari sia stato anche un massone, ma ci risulta anche che la massoneria abbia aspettato molto per accettare la sua iscrizione. Anche questa cosa non ci stupisce, fermo restando che magari tutti i massoni fossero come Paolo Ungari, avrei un'altra visione della massoneria. Allora, questo è l'intervento di Paolo Ungari in questo convegno che si è tenuto a cura di Massimo Carcione presso la Società alla Cultura del Comune di Padova, Facoltà di Giurisprudenza dell'Università di Padova, Comitato Provinciale Croce Rossa di Padova, a Padova, 19-20 marzo 1999, Aula Magna dell'Università, Palazzo del Bo. Le edizioni sono state stampate a cura della edizione Nagard, che in realtà è la società editrice della Fondazione Europea Dragan. Questa Fondazione Europea Dragan, che è stata una fondazione ultra benemerita, per colpa della solita femminazza è venuta a mancare. Si tratta di una femminazza che, avendo sposato l'anziano Dragan ed essendo lei molto giovane,
se ne fregava assai delle iniziative culturali della Fondazione Dragan. Quando Dragan è morto, possiamo ben capire che lei ha cercato in tutte le maniere di liquidare questo pesantissimo fardello, per ragioni sue ovviamente, ma questo ci serve per capire come vanno a finire certe iniziative e soprattutto quando certe persone, obnubilate evidentemente dal sesso, dimenticano di lasciare almeno un testo, per garantirsi l'eredità alle proprie iniziative. Il testamento si fa molto spesso per salvaguardare pochi spiccioli, ma le grandi iniziative a cui aveva dato vita la Fondazione Dragan, grande centro di cultura, inutile che sto a spiegare tutto quello che è stato fatto da questo grande centro di cultura per una cinquantina d'anni, ma queste qui pare che siano andate tutte a remengo, il che mi dispiace particolarmente. Ma adesso leggiamo che cosa dice il professor Paolo Ungari in questo importantissimo convegno. Prima di questo aspettiamo un momento. Dice Paolo Ungari. Questa triste fase della nostra storia, più recente, va ricordata perché una parte del dibattito di oggi ha riguardato proprio i conflitti non interstatali, cioè i conflitti interni e ciò che essi implicano anche per il destino della cultura e delle opere d'arte. Un pericolo che deriva non solo dalle distruzioni casuali, ma che è anche causato da quelle distruzioni che vengono dalla ferocia culturale e dalla volontà di annientamento del nemico, di razza, di classe o di altro che sia. Un esempio dell'esasperazione delle situazioni di conflitto interno, ben più grave e recente, è quello della ex Jugoslavia, nel corso della quale, è stato ricordato qui, per buona fortuna si è salvata quasi per intero la città di Ragusa. Oggi si chiama Dubrovnik, ma per molti di noi è sempre Ragusa, mentre molti altri luoghi d'arte e di storia non si sono salvati. Per contro, sfogliando il volume degli atti del primo convegno della CSIPBC, ho potuto leggere la relazione dell'amico professor Saporetti, dalla quale emergeva che un conflitto internazionale, come la guerra del Golfo, ha lasciato intatto il patrimonio culturale iracheno, il palazzo degli Abbasidi, il museo di Baghdad, le moschee, il minareto di Samarra. In questo senso, almeno, l'operazione militare contro Saddam Hussein è stata effettivamente chirurgica, il che purtroppo non sempre è stato vero. A questo proposito, va mai dimenticata una frase del generale Eisenhower, citata nella conclusione dello stesso volume dal dottor Genesio, il quale ammetteva che spesso si gabella come necessità militare una semplice comodità militare, o peggio ancora una comodità personale dei militari. Ed è a questa che noi abbiamo nel tempo sacrificato molto del nostro patrimonio. Tralasciando, in omaggio ai relatori che devono ancora intervenire, ogni altra considerazione preliminare per affrontare direttamente il tema che mi è stato affidato, cioè il diritto, ma anche il desiderio e l'aspirazione dell'uomo di tramandare attraverso il tempo ciò che ha reso felice e degna una generazione, ritengo sia necessario partire da una
notazione di storia del diritto, materia che io insegno presso l'Università Luiss di Roma. A questo diritto provvedeva anticamente un istituto giuridico che ha più di un millennio di storia, cioè il federcommesso o maggiorasco. Voi oggi non potreste vedere i grandi palazzi delle famiglie nobili che furono costruiti nei secoli e che ancora ornano le nostre città, se non fosse esistito il principio della inalienabilità del patrimonio familiare, del quale l'erede godeva solo i frutti, ma che non poteva che mantenere intatto, o se possibile accrescerlo, per trasmetterlo poi ai propri eredi. Oggi più di rado risultati analoghi si conseguono con l'istituto della fondazione. Ancor più di rado che in generale ciò avviene in Italia, perché la nostra legislazione tributaria non è favorevole alle fondazioni e anche fare un dono alla collettività può costare molto caro all'incauto donatore. Però Palazzo Pitti, Palazzo Strozzi, Palazzo Barberini, lo stesso Palazzo Ghigi, i due palazzi Frannese, considerando anche quello di Caprarola, tutto questo possiamo solo spiegarcelo con l'opera di più generazioni che hanno continuato il disegno iniziale del fondatore della casa, che doveva rappresentare nel futuro del mondo il nome e l'onore di quel casato. Questo diritto dell'uomo all'immortalità, non attraverso il suo nome, che può venire meno, ma tramite ciò che egli fa fare o aiuta a fare e vuole che resti a far parte del patrimonio dell'umanità, è una nozione del tutto moderna. Non esisteva nel mondo antico, nel quale anzi si spargeva il sale sulle città distrutte, perché non vi crescesse neanche l'erba. I nostri studiosi hanno oggi modo di studiare e documentare il sito archeologico di Ebla, ma sarebbe altrettanto importante per la scienza se potessero studiare Cartagine, oppure se la biblioteca di Alessandria non fosse stata distrutta per intero, il che avvenne perché, secondo il conquistatore, o quei libri contenevano qualcosa che era stato già detto nel Corano e allora erano inutili, o contenevano qualcosa di contrario al Corano e allora erano nocivi. E dunque li fece indistintamente bruciare tutti. Ancora, tra i simboli più macroscopici della memoria che abbiamo perduto, potrei citare il Tempio di Gerusalemme e altri tesori scomparsi a causa della violenza o dell'incuria dei nostri stessi antenati. Ricordiamoci pure che il rogo della grande e importantissima biblioteca di Alessandria, dove è nata tutta la cultura contemporanea, dove è nato e si è sviluppato il neoplatonismo e dove è stato inventato il cristianesimo. Questo rogo non è stato il primo, perché il primo rogo avvenne all'epoca della presenza di Giulio Cesare in Egitto, non dobbiamo dimenticarcelo. Qui c'è tutto un atteggiamento di carattere anti-islamico che noi dobbiamo contrastare, non perché ci stiano simpatici gli islamici, e men che meno gli islamici dell'ISIS, autentica creatura della CIA, ma semplicemente perché noi siamo propensi ad affermare la realtà e la verità. Saltiamo di palo in frasca buona parte dell'intervento del professor Ungari, che tra l'altro ci risulta essere stato anche vicino alla linea ideologico-politica del socialismo tricolore, e concludiamo con la parte finale di questo suo splendido intervento. Voglio aggiungere un ultimo codicillo alla mia relazione, che riguarda proprio l'intitolazione di questo convegno e del nostro lavoro. Io ho avuto l'onore di collaborare alla stesura
della legge istitutiva del Ministero dei Beni Culturali, avendo ricoperto in vari ministeri il ruolo di consigliere costituzionale di Giovanni Spadolini, che era uomo di cultura più che ragguardevole ed aveva avuto il retaggio in quel governo i tre dicasteri dei beni culturali propriamente detti, dello sport e dello spettacolo. Spadolini declinò i due terzi di questi incarichi e non volle che il nuovo dicastero si chiamasse Ministero della Cultura, come sull'esempio francese si sarebbe voluto fare anche qui da noi. Quindi non un ministero ideologico per la direzione culturale delle anime di un paese, ma un ministero limitato ai beni culturali da conservare e garantire per l'umanità. Quindi un ministero della cultura non significa niente, ma un ministero dei beni culturali è molto importante, perché tu puoi scrivere quello che vuoi, puoi dire quello che vuoi dal punto di vista della cultura, e poi magari se ci metti ai ministeri della cultura personaggi come la ministressa Elena Boschi, ti immagini che razza di cultura. Beh, io ricordo che all'epoca ebbe a che fare con il Ministero della Cultura, ma parecchio tempo fa, che era stato affidato ad un personaggio incredibile, che era una femmina, professoressa, mi pare, di liceo, che aveva ereditato questo Ministero della Cultura, dei Beni Culturali, in quanto moglie di un dipartito personaggio legato al Partito Socialdemocratico. Basterebbe dire questo per capire a quale livello si era arrivati. Siccome questo personaggio del Partito Socialdemocratico, per ragioni varie, rimediava una marea dei voti, quando lui è morto i voti sono stati riversati pari pari alla moglie, e questo è indicativo, la quale poverina, essendo ministro dei beni culturali, eppure essendo professoressa, mi pare professoressa in qualche istituto medio, come tutti i professori e le professoresse, erano più formate alle esigenze politiche dei governi che programmavano la linea culturale delle scuole e soprattutto degli esami di abilitazione, che non della cultura in senso stretto. Quindi ritorno al discorso fondamentale: non cultura, perché vuol dire manipolazione, ma beni culturali, perché significa tradizione culturale, gusto e piacere nel far rimanere queste tracce della nostra antica cultura, perché sono l'unica che contano. Disse che se avessimo messo dentro i cinematografari, i cori e l'orchestra, il teatro di rivista e l'opera, insieme a quella dubbia istituzione che è il nostro Comitato Olimpico Nazionale, tutto questo avrebbe sommerso le povere biblioteche, gli archivi di Stato e le soprintendenze alle belle arti, che in un simile contesto non avrebbero contato più nulla. Speriamo che oggi, con la recente aggiunta al Ministero dei Beni e delle Attività Culturali, delle competenze sullo spettacolo, i timori di Spadolini si rivelino infondati. Spadolini era persona, sia pure criticabile dal punto di vista geopolitico, era comunque persona di grande livello culturale, uno studioso dell'Italia post-risorgimentale, un grande ammiratore del mio concittadino Alfredo Oriani, e per me questo basta e avanza. A proposito dello sport italiano, sento l'obbligo di rilevare il fatto che quando nelle cerimonie sportive internazionali si suonano gli inni dei singoli paesi, tutti gli sportivi cantano il loro inno nazionale, mentre i nostri sportivi sono soliti comportarsi come se il fatto non li riguardasse, come se non rappresentassero in quella sede, a nome di un'istituzione nazionale come il CONI,
la Repubblica Italiana. Questo mi porta a dire che quando parliamo di eredità culturale da trasmettere alle nuove generazioni, e va ricordato che i giovani risultano oggi assai più sensibili ad un messaggio come quello che ho appena ricordato, che a stimoli culturali o sollecitazioni di diversa natura o segno opposto, dobbiamo pensare anche al particolare aspetto culturale che è rappresentato dalla nostra identità nazionale, dal senso della patria e della storia nazionale che per l'Italia è rappresentato dal Risorgimento, ma che è certo rappresentata anche dai beni culturali, dalle statue, dai quadri, dai gioielli, dalle stoffe che compongono le preziose collezioni storiche. Anche quelle private che il nostro codice, sin dal secolo scorso, ha preservato integre, evitando il rischio di dispersione dell'eredità, come nel caso della collezione Borghese. Mi sembra di aver sottolineato dei punti assolutamente condivisibili, che non sono stati ricordati di recente, anzi di recente il professor Ungari pare che sia stato obiettivamente dimenticato. E questo mi dimostra come certe morti, che poi si dimostrano assolutamente assurde, perché si tratta di incidenti del tutto assurdi, certe morti sono loffie, come quella recentissima di un incidente stradale che avrebbe fatto fuori, che ha fatto fuori un deputato della Lega, il quale si era pronunciato in maniera inequivocabile su tanti argomenti. Di qui passiamo al libro di Freud, citato poc'anzi, e che pone un importante problema di egemonia culturale. Ho detto che avevamo molto da aspettarci dall'aumento di autorità che non potrà mancarci col passare del tempo. Non c'è bisogno che spenda altre parole sull'importanza dell'autorità. Sono pochissime le persone civili capaci di vivere senza far conto sugli altri, o anche soltanto capaci di formarsi delle opinioni indipendenti. Non ci sono termini per descrivere quanto grande sia nella gente la mancanza interiore di risolutezza e il bisogno di un'autorità. La misura di questo ci è data dallo straordinario aumento delle nevrosi dopo che il potere delle religioni si è dissolto. Una delle cause principali di questo stato di cose può essere l'impoverimento dell'io dovuto al forte dispendio di energie per la rimozione imposta dalla civiltà a ciascun individuo. Fin da allora questa autorità, col suo enorme potere suggestivo, ci è stata contraria. È chiaro che è stata contraria. L'autorità che si vede, un Freud che si pone in maniera totalmente, ma ideologicamente in contrasto con questa autorità, che poi si basa sulla concezione cattolica della gestione dell'aldilà, immagini, alla quale ormai non chiede più nessuno. No, è una gestione talmente squallida, no? Da essere legata strettamente alle indulgenze, no? Per cui vuoi un posto in paradiso, vuoi stare tranquillo nell'aldilà, paga e io ti garantisco con la raccomandazione. Poi qualcuno si chiede per quale regione l'Italia è il paese delle raccomandazioni. Fin da ora questa autorità con un enorme potere suggestivo ci è stata contraria. Tutti i nostri successi terapeutici sono stati conseguiti con l'opposizione di questa suggestione. Guardate oggi quanto sia importante la lotta per la difesa delle terapie alternative a quelle imposte dal potere economico-finanziario delle multinazionali chimico-farmaceutiche. È sorprendente che in tali circostanze si sia ottenuto alcun successo. Lui si sorprende pure del successo che ha avuto. Siamo ancora nella fase in cui Freud non era il Freud che viene vissuto oggi, dopo la conquista ideologico-culturale che il freudismo ha fatto negli Stati Uniti d'America, conquista che ormai si è
oggi va considerata superata, ma che allora, quando scriveva lui, era soltanto agli inizi. Questo per far capire come sia importante la parabola culturale che ha come base la terapia. La terapia si basa esclusivamente su dati culturali. Ora, se questi dati culturali vengono acquisiti, la terapia funziona, se no non funziona. Non mi devo lasciare andare a descrivere le piacevoli esperienze che ho avuto al tempo in cui io da solo rappresentavo la psicoanalisi. Posso dire soltanto che quando assicuravo i miei pazienti che sapevo come dare permanente sollievo ai loro patimenti, essi davano un'occhiata in giro alla mia modesta abitazione. Riflettevano sulla mia mancanza di fama e di titoli e mi guardavano come si guarda colui che dichiara di possedere un sistema infallibile per vincere al lotto, del quale la gente dice che se potesse fare quello che afferma avrebbe lui stesso un aspetto ben differente. Guardate quanto è lucida questa frase e quanto è importante questo concetto. La gente misura il successo dalla ricchezza del medico, il successo delle terapie. La gente lo valuta sulla base della ricchezza del medico. Per cui una delle ragioni per cui quel grande medico, verrà ricordato come grande medico, che si chiamava Di Bella, e non era eccessivamente creduto, era perché lui curava gratuitamente. Se avesse curato facendosi dare fuori di centinaia di euro, sarebbe stato considerato un grandissimo, indipendentemente dal fatto che aveva contro sistematicamente tutto l'establishment medico, controllato molto da vicino, e noi lo sappiamo molto bene, dall'industria chimico-farmaceutica. E davvero non era piacevole eseguire un intervento operatorio psichico mentre i colleghi che avrebbero avuto il dovere di dare la loro assistenza provavano un gusto particolare a sputare sul tavolo operatorio, e mentre al primo segno di sangue o di inquietudine nel paziente i parenti di questo cominciavano a minacciare il chirurgo. È una delle frasi più interessanti verificate nella mia esperienza, perché ho sempre notato come tutti coloro che rappresentavano dei tantissimi medici che ho conosciuto, medici validi e soprattutto autentici, tutti coloro che rappresentavano qualcosa di differente dal quieto vivere e dalla, come dire, della quiescenza da gregge, della massa dei medici che prescrivevano esclusivamente quello che loro imponeva l'industria, ecco, queste cose qui sono evidentissime. Tutti questi medici che io ho conosciuto erano sostanzialmente isolati. E poi cosa succedeva? Succedeva che questo isolamento veniva rotto solo quando magari qualcuno di questi incappava in uno dei tanti effetti secondari che peraltro nelle terapie cosiddette ufficiali, quelle volute e obbligatoriamente imposte dall'industria chimico-farmaceutica, sono a migliaia, vengono registrate, sono conosciute, sono scritte anche nei bugiardini, però non vengono prese in considerazione e non vengono, come dire, sottolineati dai soliti giornalisti scandalistici, i quali però sono prontissimi invece a sottolineare gli effetti secondari di terapie non accettate, cosiddette non convenzionali, non accettate passivamente dalla massa. E questo è importantissimo. Ricordiamoci che nel campo, ad esempio, della terapia antitumorale, quelli che arrivano ai medici alternativi, che praticano culture alternative, sono persone che già sono passate attraverso il tritacarne della chemioterapia. E quando un organismo vivente è passato attraverso il tritacarne della chemioterapia, ha voglia tu a invocare le Madonne, non si salvano e non si salveranno mai. Ricordiamolo bene per tutti i nostri amici. Prima di arrivare alla conclusione,
vi ho fatto vedere i due testi importanti ai quali noi facciamo riferimento. Leggiamo una paginetta da questa importantissima rivista, l'ultimo numero di questa rivista. Al punto finale della catabasi umana, non si può più parlare di società perché non esiste più un insieme di soci uniti dal perseguimento del bene comune trascendente. La pseudoscienza, la pseudosocietà postmoderna è costituita da una massa di atei impazziti che hanno conflitti crescenti in loro e ne generano altrettanti fuori di loro. La loro condotta relazionale non ha più nulla a che vedere con la società rettamente intesa. La massa caotica degli ultimi individui viene radicalmente condizionata e manipolata dai potentissimi strumenti della rivoluzione tecnico-comunicativa. Ogni atomo individuo è indotto a perseguire un suo ristrettissimo modello di felicità all'interno del modello generale, il quale viene però continuamente variato nelle sue forme accidentali dalle mode, dal mercato e dalla elaborazione di nuove tecnologie che portano sempre più velocemente alla meta finale. Leggeremo poi altre parti di questo importantissimo capitolo quando capiterà. Qui abbiamo un testo che avevo fatto vedere prima, faccio vedere di nuovo, di considerazioni abbastanza interessanti che fanno vedere come i portatori, cioè i gestori della religione come sistema di condizionamento altrui, no, non è che stiano con le mani in mano a accettare passivamente di perdere progressivamente potere. Leggiamo la pagina 183 di questo importantissimo testo: Ricostruire l'umanità delle religioni, l'orizzonte educativo dell'esperienza religiosa. Infine, Habermas riconosce il continuo appropriarsi da parte della filosofia, attenzione, dei contenuti semantici della tradizione giudaico-cristiana nella configurazione dello Stato democratico occidentale. Tanto più allora i cittadini religiosi e areligiosi devono incontrarsi nel loro uso della ragione sullo stesso piano, accettando che i contributi di una parte non siano meno importanti di quello dell'altro lato. Io mi auguro che i nostri amici abbiano capito sostanzialmente cosa c'è scritto qui, che conferma esattamente quello che noi andiamo dicendo da moltissimo tempo. La proposta del filosofo della scuola di Francoforte è più che consistente se, per esempio, consideriamo ragionamenti come quello di Donoso Cortés. Possiede la verità politica chi conosce le leggi alle quali sono soggetti i governi. Ma, cari amici, più di così che cosa bisogna dire? Conosce queste leggi chi conosce Dio e conosce Dio chi ascolta quel che lui dice di sé medesimo e crede in ciò che ascolta. La teologia è la scienza che ha per oggetto queste affermazioni. Fortunatamente non è adesso frequente trovare affermazioni di questo calibro, tanto la scienza delle religioni come la teologia si esprimono oggi sotto forme più rispettose con l'autonomia della società democratica. Ma in realtà le cose sono le stesse. Che tu ci arrivi con delle imposizioni legate all'accordo, allo stretto accordo tra il potere della Chiesa e del dogmatismo cattolico d'accordo con la mano pubblica, con il potere concreto dello Stato, il quale si arroga il diritto di eseguire le condanne a morte comminate dalla Chiesa stessa, che
condanna sempre a morte i propri autentici avversari. Ma la cosa è la stessa comunque, perché l'ideologia di fondo è la stessa. L'ideologia di fondo a cui si attengono le democrazie sono frutto di una elaborazione che vede la Chiesa consenziente. Se non fosse così, la Chiesa non avrebbe permesso in Italia, non l'avrebbe permesso tassativamente, il divorzio, è chiaro? Non avrebbe permesso, sotto la scusa di assecondare istinti cosiddetti democratici, non avrebbe permesso l'estinzione di tante vite umane, non avrebbe a suo tempo permesso, come permette oggi e sfrutta oggi attraverso i suoi sistemi di infiltrazione sociale, che sono le cooperative cattoliche, la schiavitù dei negri, quella che c'è sempre stata, che oggi ovviamente la Chiesa sfrutta maggiormente. Vedete, cari amici, io vi voglio far vedere di nuovo, questa è una fotografia simbolica, ma si vede con una chiarezza incredibile. Eccoli due compari, stanno lì, si incontrano e si raccontano reciprocamente delle barzellette. Eccolo qua, altro che Berlusconi. Capito? Berlusconi è un copiazzatore. Cosa vuoi che sia Berlusconi nei confronti del grande finanziere, grandissimo finanziere Francesco I? Con questi pretonzeri che stanno dietro, salti là a mettersi in vista in fotografia, ci sono anch'io, siamo tutti qua, siamo tutti d'accordo, siamo tutti dei magnaccia. Raccontatele ancora a questa gente la storia delle Madonne che piangono, che lacrimano, piangono sangue, sputano merda, gocciolano moccio dal naso. Chi più ne ha più se ne inventa, tanto la gente crede a questo qui, la gente crede al potere reale, quello che se vuole ti punisce. Allora ritorniamo al discorso che la Chiesa oggi comanda in Italia, come dimostra ad esempio il caso Marino. Il caso Marino è veramente sintomatico. Chi non lo capisce, peggio per lui. Marino ha dato fastidio al Papa perché si è permesso lui di fare dei matrimoni gay. Questi matrimoni gay devono passare attraverso l'approvazione da parte della Chiesa, e questa approvazione deve avvenire dopo lunga e faticosa trattativa. Chi non capisce queste cose non capisce niente. Il nostro amico, carissimo amico professor Mason, professore di matematica, che crede, che pensa, perché non è un credulo, però è portato a credere anche il vero potere economico sia quello produttivo, e il professor Mason si deve incominciare a modificare le sue opinioni, perché io gliel'ho detto già oggi di andare a vedere chi è che nei fatti gestisce la Banca d'Italia. Quando gli ho detto che chi gestisce la Banca d'Italia è una massa di dirigenti che parlano tutti il dialetto napoletano, lui ha detto non serve un cazzo, invece io dico che serve moltissimo. E poi vedremo esattamente quello che uscirà fuori. Secondo il nostro amico insigne matematico, l'economia controlla il mondo, lo sappiamo, ma quale economia controlla il mondo? L'economia reale, cioè l'economia del carbone, l'economia del petrolio. Altre economie di carattere realistico. E oggi praticamente l'economia del carbone e l'economia del petrolio sono contrastate dall'economia dello sfruttamento solare e dell'eolico, che non è cosa da poco. Però basterebbe pensare che tutte queste cose non hanno significato alcuno se in mezzo tra queste economie cosiddette reali non ci fossero le economie di carattere finanziario. Mi diceva proprio questa mattina l'amico Mason che se non vengono consumate una certa quantità di tonnellate di petrolio o, se vuoi, di carbone, non avremmo l'elettricità.
Ora, questa questione qui ci lascia perfettamente indipendenti e indifferenti. Perché? Perché qualora venisse a mancare l'elettricità, l'umanità spicciola non avrebbe come la capacità, la possibilità di ribellarsi e vivrebbe al buio, come noi abbiamo vissuto al buio per tanti anni durante la guerra. Io durante la guerra andavo avanti o con le candele, fortunatamente che noi ce l'avevamo, o con i lumini ad olio, ok? E ogni tanto, avendo l'opportunità, potevamo anche utilizzare i lumi a petrolio, scusate, sì, a petrolio raffinato, sì. Ed erano delle lampade che facevano un'enorme luce, e andavano a pistone, con un pistone col quale si spingeva il petrolio o quant'altro, e che poi questa luminosità era data da una rete di cotone che si infiammava e rimaneva come tale. Allora, non è vero, e lo ripeto, che questa economia si basi sull'economia reale. Non è vero, e lo ripeto, anche perché se oggi l'elettricità viene mantenuta è semplicemente perché loro signori la utilizzano per le loro comunicazioni via internet. Qualora loro riuscissero ad avere altri sistemi di comunicazione tra di loro, soprattutto delle cosiddette transazioni di carattere finanziario, attraverso un altro sistema che potrebbe essere quello di Tesla, che non utilizzasse la trasmissione dell'energia elettrica, a questo punto state poi sicuri che questa concretezza dell'economia verrebbe a scomparire. Allora, diciamo esattamente qual è la base dell'economia reale, che è un'economia assolutamente illusoria. Diciamo meglio, è irreale per il cittadino medio, quello che mangia, quello che gli danno da mangiare e vede la realtà sotto la specie così della trasmissione di impulsi visivi o tattili. Questa economia è irreale, ma in realtà è reale. È reale tanto quanto l'economia delle Madonne che lagrimano sangue. Ricordiamoci bene che la realtà di queste Madonne e l'economia che gestiscono queste Madonne, per capire quanto siano importanti, basta andare nelle zone dove ci sono le Madonne che comunicano ai bambini, agli infanti, ai pretonzoli, alle donne isteriche e quant'altro. Le indulgenze, l'economia delle indulgenze è un'economia talmente vasta che noi abbiamo avuto la possibilità di illustrare più di una volta le connivenze tra la Chiesa Cattolica e gli usurai ebrei, a cominciare da Fugger. Se c'è stata una rivolta, la rivolta della disperazione, la rivolta terribile di un uomo di grande cultura come è stato, diciamo così, quello che ha dato l'abbrivio al protestantesimo. Beh, veramente, se non ci fosse stato questo schifosissimo accordo tra l'usuraio mondialista, globalista Fugger e i vari papi che si sono assecondati nell'organizzare questi sistemi di indulgenze, beh, francamente, Lutero avrebbe avuto poche possibilità di manovra. Ci sono gli interessi anatocistici, c'è il signoraggio bancario. Il signoraggio bancario è qualcosa che non si vede, però te lo fanno pesare. La moneta creata dal nulla, cioè un qualcosa che, altro che miracoli, ma è molto più concreto, una Madonna o un San Giovanni o un Sant'Antonio che appaiono al pastorello. E ricordiamoci sempre che il grandissimo Carmelo Bene, che è stato un uomo di altissimo livello culturale, diceva: sono io che sono apparso alla Madonna e non la Madonna a me. Se no,
se non ci fossero stati questi, ma vi rendete conto? Ma qual è la differenza? Il signoraggio bancario, la creazione della moneta dal nulla, altro che miracolo, altro che madonne che emergono chissà da dove, altro che Venere che emerge dal mare, dai flutti, e che sale dai flutti, mi sembra un personaggio di alcuni film di James Bond, no? Emerge dai flutti su una conchiglia, come l'ha illustrata il grandissimo, incredibile creatore Botticelli. L'economia bellica, vi rendete conto che è un'economia esattamente irreale? Perché l'economia bellica, se fosse esclusivamente basata sulla creazione di armi in quanto c'è una guerra in corso, da quel po' l'economia bellica sarebbe finita. L'economia bellica si basa esclusivamente su messaggi di guerra, fin tanto che l'umanità vivrà col rischio della guerra, ci sarà sempre qualche industriale bellico che convincerà questo o quello Stato a pagare delle commesse per delle armi che non verranno mai utilizzate. Ricordiamoci che la guerra contro Gheddafi, nata ovviamente per ottemperare ad interessi incredibili da parte dei loro signori, e per fortuna che l'Italia non si è soltanto astenuta, da amica che era di Gheddafi, per fortuna che l'Italia di Berlusconi si è tirata indietro, perché Berlusconi era sotto tiro. Ma l'economia bellica che ha portato al bombardamento del deserto della Libia era un'economia che era legata alla necessità di smaltire un eccesso di riserve di armi, a cominciare dai razzi più o meno atomici, tutti smaltiti, scaricandoli sotto forma di bombardamenti nel deserto. Il potere della manifattura e della mafia e della camorra è nel timore. Quando io dico che esistono dei poteri, e soprattutto il potere di mafia, camorra, andrangheta, sacra corona umida, non è un potere fisico reale di qualcuno che crea un'industria, crea un'attività estrattiva. È esclusivamente il timore. Il timore che cos'è? Il timore è un'alea, è un'immagine, un'impressione, è una passività psicologica, è una depressione psicologica, è un'alienazione. Ma la mafia non sarebbe ricca se dovesse ogni volta che qualcuno non si piega dovesse ucciderlo. Ne avrebbe uccisi a migliaia. In realtà quello che conta in generale è il timore. E il timore è la base fondamentale dell'autorità. Dov'è l'autorità della Chiesa cattolica? È nel timore di andare all'inferno. Togliete il timore di andare all'inferno facendo capire alla massa dell'umanità che l'inferno non può esistere perché sono tutte cazzate create da truffatori, e il potere della Chiesa cattolica finisce come la famosa storia del re nudo. Ricordiamoci sempre, il re è sempre nudo. Se togliete la tonaca bianca a padre Francesco, qualcuno prima o poi gliela farà, si vedrà che è uno stronzo peggio degli altri. Poi il gioco d'azzardo. Ma perché nel gioco d'azzardo la Chiesa ha investito moltissimi soldi? La Chiesa attraverso le proprie finanziarie, evidentemente, non direttamente, perché sennò avremmo i flipper con frati, monache, frati che si congiungono con monache e preti che violentano bambini. Allora, questo sistema, ad esempio, anche quello del pretonzolo che violenta il bambino, è un sistema di dominio, è un sistema di dominio, non è una perversione. Se fosse la perversione dovremmo dire che tutti i preti sono pervertiti, che non è vero. Un grande della Chiesa, che è stato il fondatore, niente un po' di meno che dei legionari di Cristo, te li consiglio, i legionari di Cristo, ed era un noto pederasta che violentava i giovani seminaristi, eccolo lì,
grande fondatore di religioni, grande fondatore di schiere di legionari, legionari di Cristo, i nuovi catechisti, o no? I nuovi templari, o no? I nuovi crociati, leggeremo a suo tempo che cosa sono state ovviamente le crociate. E parliamo delle scommesse. Le scommesse che si fanno sulle partite, su tutto, e questa esplosione delle scommesse. Noi sappiamo che le scommesse sono state gestite dalla malavita. Noi sappiamo benissimo perché ce l'hanno detto cinematograficamente, storicamente. Chi gestisce le scommesse negli Stati Uniti è la malavita, cioè 'ndrangheta, camorra moltissimo, mafia. Chi gestisce le scommesse è la malavita, tra cui mettiamo anche la Chiesa Cattolica che investe nelle azioni della malavita. Le scommesse su che cosa si basano, scusate? Si basano su una realtà concreta o su una previsione di vittoria? E il grande afflusso di denaro che arriva dalle scommesse, che viene gestito in una maniera o dall'altra da mafia, camorra, 'ndrangheta e Sacra Corona Unita, e che arriva tutto sistematicamente allo IOR, ma questo qui non è un fatto puramente irreale, surreale, surrealistico, irrealistico? Iperboreo oltretutto. Nel caso delle corse di cavalli, tanto per fare un esempio, il fatto concreto delle spese di gestione, no? Negli allevamenti di questi cavalli che molto spesso sono poi truccati, drogati e quant'altro. Ma questo qui è una spesa minima nei confronti del giro economico dell'economia irreale, surreale, surrettizia, basata sulle previsioni, basata sull'illusione. La previsione che sta alla base delle scommesse nelle corse di cavallo non è la stessa previsione che sta alla base della possibilità di andare in paradiso. E il prezzo non è più o meno lo stesso. Allora, io ti dico che se mi dai 1.000 e 2.000 euro, sei sicuro che ti mando in paradiso. Oppure io ti dico che se mi dai 1.000 e 2.000 euro, può anche darsi che vincendo il cavallo su cui tu hai puntato, no, guadagni 100.000 euro. Ma lo stato d'animo, la condizione psicologica della persona che subisce il ricatto non è la stessa. La reale esistenza degli investimenti azionari del Vaticano. E quali sono le azioni del Vaticano? Chi le conosce? Qualcuno ha squarciato il velo? Nessuno squarcerà mai il velo. Ogni tanto operazioni, enti benemeriti come Striscia la Notizia, molto in parte, ma soprattutto Report, ogni tanto qualche notizia la passano, ma è una notizia estremamente marginale rispetto all'entità, la grande entità del ricatto psicologico, morale, ideologico. Che io investo in azioni sulla droga, è evidentissimo. Cioè, se io fossi uno spietato investitore vaticanista, come sono sempre stati costoro, e ricordiamoci l'incidenza degli interessi della Chiesa non solo nella conquista degli stati americani del sud, del centro-sud, ma anche nello sfruttamento della schiavitù localmente, nella tratta degli schiavi, quando non era più sufficiente la manodopera dei nativi morti, ammazzati dall'eccesso di lavoro che veniva loro richiesto e soprattutto ammazzati dalle malattie portate dagli occidentali e dagli occidentalisti. Allora c'è stato il traffico degli schiavi negri. Con la benedizione di Santa Madre Chiesa, ovviamente. Non dimentichiamoci che la schiavitù gestita dagli ebrei negli stati dell'America centro-nord è stata anticipata dalla schiavitù
pretesca, perché era schiavitù cattolica, solo un prete si è opposto, e che è stato Las Cases, il quale ha scritto un libro, ma questo libro che è stato scritto non è che ha determinato molto di particolare, non è che Las Cases si sia sistematicamente opposto allo sfruttamento degli schiavi negri, e soprattutto allo sfruttamento delle popolazioni, le ha soltanto documentate, e non credo che abbia avuto una grande sensazione di schifo nel documentarla. Quindi con questo io, cari signori, per il momento mi limito a chiudere, promettendo che tante altre cose verranno dette. Ricordiamoci che dovete leggere non solo Nexus, perché qui incomincia la grande rivoluzione. C'è anche un altro libro che è stato consigliato qui su Nexus, il libro della fisica Giuliana Conforto, sul cambiamento di logica. Questo è un aspetto importantissimo che voglio farvi vedere di nuovo, MK Ultra. MK Ultra, armi biologiche e l'impero degli zombie. Sin dagli anni inizio, la CIA ha reclutato scienziati e medici importanti per sviluppare tecniche di controllo mentale tramite le droghe psicotrope e il condizionamento psicologico. Il progetto MK Ultra, così come oggi lo conosciamo, rappresenta soltanto la punta dell'iceberg. Va bene? Mente, pensare controcorrente. Ci sono gli strumenti, ma non pensate, cari amici, che elaborare, che ne so, un pensiero, fare, che ne so, un video, scrivere un articoletto, significhi pensare controcorrente ed agire controcorrente. Non lasciarsi influenzare da emozioni e pregiudizi è il segreto del libero pensiero, che si può conquistare allenando il cervello. Ecco qui, bisogna allenare il cervello. Se non hai il cervello allenato, puoi dire, scrivere, pensare, raccontare, videolizzare quello che vuoi, senza il cervello allenato non vai da nessuna parte. Per il momento chiudiamo qui.